Tanto per cambiare, cari amici, si iniziava, la messa a fuoco non partiva. Si sa che questa è una zona veramente stregata e naturalmente la videocamera non partiva la messa a fuoco. Fantastico posto e siamo in mezzo alle risaie di Vercelli. La pianura di Vercelli. Ragazzi, qui siamo nella campagna più ostica vercellese, proprio campagna risaia, perdita d'occhio. E io e Gennaro stiamo camminando per andare all'Urbez, che sì, ovviamente sarà un Urbez molto intenso. Ma guardate, soprattutto così, siamo circondati dal nulla, cioè dalla risaia, da fiumi. Sì. E basta. Non c'è nessuno, niente di meglio che far video qua. Beh, infatti, ci sono i trattori che girano, ma questi devono lavorare. Vedete, là in fondo è appena passato un trattore. Giustamente è il loro lavoro, loro devono lavorare, chiaro. E infatti, cari amici, si inizia. Qui nel Medioevo hanno iniziato la coltivazione del riso ed è stata una cosa buona perché qui c'è tanta acqua. Talmente tanta acqua che appunto nel Medioevo capirono, proprio secoli addietro. Ma in fondo ci sono i cammini della centrale di Trino Vercellese. Capirono che era importante riuscire a riversare quest'acqua, diciamo coltivare l'acqua facendoci il riso. Poi andiamo a casa a mangiare il risotto, come si dice. Andiamo a casa a mangiare e tante varietà di riso partono proprio da questa zona. Il sistema di irrigazione, qui i fiumi sono finiciati di irrigazione, sì. Che servono a alimentare le risaie, che sennò poi arrivati verso agosto-settembre, quando è maturo, lo tirano su, lo macio, lo lavorano e via discorrendo. È fantastico questa strada, Mauri presenta. Strada, questa qui, questo sentiero di campagna. E che continua di là? A Ronsecco, è la via Francisca. Via Francigena. E qua è fantastico posto. Guardate che fiume impetuoso qui. E non siamo quindi in un posto qualunque, ma siamo sulla via Francigena, a Ronsecco, vicino a Vercelli. Sì. Che dire, eh? Bello, beh, non lo sapevamo, però niente, ok. Bene. Inizia bene, dai, continuiamo bene. E qua nelle impetuose acque alla via Francigena, alle impetuose acque che danno ristoro alle risaie. E qui, cari amici, siamo già ad Arola, Principato di Lucedio, il cosiddetto Principato di Lucedio, d'Arola. In mezzo alle campagne, anche con gli aironi, con gli uccelli. Là c'è la centrale di Trino. Siamo in un buon punto. Bene, e si continua. Si continua, cari amici. Siamo a buon punto. Indubbiamente. Facciamo. E cari amici, d'Arola, venite con noi. Importante, ma sinceramente, Mauri, cos'è importante il numero? Ma è 12. Importante il numero. Se era 13 portava più ironia. Complimenti, Mauri, bella idea. Qui c'è il 12. E siamo al cimitero di D'Arola.
Cari amici, siamo ad Arola, qui lavoro dei campi alla centrale, lavoro degli agricoltori e siamo ad Arola. Bene Mauri, iniziamo, riprendi pure, sì, che volevo fare questo inizio di suggestivo, Mauri, di proprio come si entra. Sì. Allora, praticamente, al contrario di altri luoghi, questo è un cimitero però abbandonato. Per quale motivo? Per la mancanza di morti. È un po' strana la cosa, eh? Sì, sì, infatti. Infatti. Non ti ha interpellato, Mauri, perché è meglio parlare di cose più belle. Oggi vogliamo essere però sereni, festosi, felici. Noi siamo dei cosi. Dei... Noi siamo dei creativi. Sì, dei creativi, in mezzo alla foresta. sempre in mezzo alle foreste. Dai, Mauri, ci siamo. Fa vedere che ecco, bello. Noi facciamo vedere, guardate, intanto facciamo vedere. Benissimo. La chiesa, la cappella del cimitero di Arola. Sì, molto bella. Principato di Lucedio. Occhio alle ortiche, porcucà. Attenzione. Allegria, cari amici. Il problema è che io con le ortiche non vado d'accordo, perché lo dovevo sapere. Mauri, ma... ti ho detto, ammetto di avere sbagliato, tu porti sempre pantaloncini corti, ma perché fa caldo, io ho capito, ma siccome andiamo per urbex, adesso c'è anche un discorso da fare, che mi arrivano le zanzare, addirittura era tutto da calcolare, tutto sulle mani, allegria, allora, si inizia ben bene, no, sono costretto, ho fatto bene, l'unica cosa che ho portato, cari amici, siamo qui a Lucedio, vedete la cappella di Lucedio, la cappella di la chiesa proprio a Lucedio, il cimitero di Lucedio. Bene, ecco, comunque sinceramente Mauri, io fa niente, io preferisco farmi pungere da qualche zanzara ma rimanere nella natura, perché alcune cose comunque è chimica, lo so, è che infatti fa tossire, ma del resto purtroppo dai, ce la faremo, le zanzare sono zanzare. è meglio cercare di tenere lontane, almeno si cerca di tenere tutto, lontane, Mauri. Ecco, sto arrivando, ce la faccio. Devi avere tanta io, pazienza, passa... perché io qua purtroppo troppe mettere il cappello e in più anche di portare i pantaloni lunghi, mi sono dimenticato tutto. Allora, cari amici, fantastico. Bene, Mauri, passate le ortiche, i rovi più che altro. Ragazzi, io quindi di questo, io sono effettivamente la prima volta che vengo qui, e che dire, c'è un, non è, siamo d'estate, d'altronde si sa che la selva completa, come d'altronde è, il cimitero si è trasformato nella selva e questa è la cappella. Sono andato a fedele. Bene Mauri, adesso riprendimi, che ma sì, con tutte e due le mani, sì, magari, perché voglio proprio fare l'entrata trionfale a Lucedio, quindi occorre, sempre che non mi prendano in pieno... comunque anche tu non sei tanto attrezzato. Ma aspetta un attimo, ma i fantasmi o i rovi? Cos'è più ma, pericoloso? Ma i rovi, Mauri, se li becchi nelle gambe fanno male. Allora comunque sono peggio dei fantasmi. Sì. E allora, cioè, cari amici... No, io ho sbagliato perché dovevo... Cazzarola, me l'ho dimenticato di mettere i pantaloni. Mauri, veramente è stata una mia dimenticanza. Facciamo l'entrata trionfale. Fa niente, quando uno si dimentica. Lucedio. Ma quando fanno il video, Mauri? Aspetta che ci sono le spine. No, ma perché se te la becchi nelle gambe, alla fine basta, ti finisce. Io non rovo.
Mauro, cioè io sono onesto, cioè allora voglio fare l'entrata qui all'Uccello. Cari amici, ma nei fa freddo qui. È vero o non è vero, Mauri, che fanno il teatro? Sì, allora, fanno teatro, a volte esagerano, perché però è spettacolo a volte, sì, diciamo la verità. Sicuramente sì. Perché però non vedo un posto più tranquillo di questo. Io ho tutta la mia attrezzatura, che serve a ben poco, comunque. Ma entriamo, perché devo fare l'ultima cosa. Bene, allora adesso stacco, che riattacco. Qui ci sono varie. Ma che bella! Una farfalla qui a luce di Valdarola. Valdarola. Ma che bella! Ma che bello! E sai che le farfalle segnano proprio a volte. A volte sono le messaggere. È incredibile. È una farfalla che non ha tanta paura delle persone, vedo che. Sono a volte le farfalle, le messaggere delle persone decedute. Ma che roba? Io adesso faccio una ripresa proprio volante, ma. È volante veramente. Va bene, qua sarebbe da piegare. Aia, porca troia, schifo. No, sarebbe. Se avevo una forbice la porta. Dov'è che? Eccola lì. Perfetto. Il Mauri ha preso in pieno la No, ho preso. Vabbè, ma ci sono le spine. Allora, si vedono i capitelli, bello con i capitelli, come piace a me. Cerchiamo di fare una cosa. Ma non tanto quei capitelli. Allora, sì, adesso si vede. Cari amici, aia. È una boiata quando vengono qua, che chissà che cosa è. Dai. È teatro, scena teatrale. Guarda, Mauri, ti faccio la scena teatrale. Oh, aiuto, ci sono i fantasmi. Ho visto un'ombra. Guarda, Mauri, ho visto un'ombra. C'era un'ombra lì. Guarda. Qua sì, vogliono però i rovi. Però delle belle spinate me ne sono prese. Mi sono preso anche delle spinate nel culo. Cari amici, se iniziamo. No, nel senso che sono partito come al solito, non ho pensato. Venite, cari amici, facciamo le cose un po' seriamente. Bene. Ecco. Sì, sei tu il serio. Un po' scassato. Io mi sono beccato una spinata adesso. No, ma ci si vede, eh. Non vorrei dire cazzate, ma ci si vede. Cioè, insomma, per quel poco, ma guarda che è abbastanza buono, si vede, cioè nel senso. Adesso ti spiego, Jenny. Qui c'è quel telone lì che una volta era un tappeto ed era qua, no? E hanno fatto un rito, adesso l'hanno avvolto lì. Ah bene, io ho visto gli altri video, poi non lo so. Adesso ci organizziamo. Bene, bene. E si continua. No, c'ho il K2, vediamo se c'è qualcuno qui. Ecco, vedi, già sta di no. Ecco, stiamo dando effettivamente un bel po' di fastidio, a quanto pare, no? C'è qualcuno qui? Si sentono i muri fuori, cioè il trattore dei muri si sente. I rumori dei campi che risuona. Il lavoro dei campi risuona contro le mura qua. Però non lo so che è da lì adesso, se devi beccare la. Io penso che non c'è bisogno di accendere le luci, almeno credo, poi non lo so. Perfetto. Vedi che no, ma qui sono venuti, vengono ancora a fare i venti qua. Cazzarola se vengono. E cari amici, cose buone. Sempre. Siamo in una chiesa, accendiamo le candele per qualcosa di buono. Ah, hai portato le candele, queste qui sono candele. Sì, vedi se mi vedo bene nella videocamera. Sì, adesso do uno vedi sguardo. Senza porca bestia. Sì, si vede, perché no? Anche la testa? Sì, un po' in buio però la testa. Sì, ma adesso accendiamo le candele. Cioè, non c'è la luce, ecco, quello volevo dire. Però, vabbè. Cari amici. Ma qua c'è il Però.
Ma è un lumino quello lì, mi sembra un tappo di una bomboletta, ma è quello. Non è un lumino quello lì. Una bomboletta spray. Sembra. C'è questi nomi qui sempre, Werner, Werner. Chissà chi è. Possiamo metterlo così. Desiderio di buone cose, quale? Ma buone cose, la salute, sempre il lavoro, è tutto quello che ci occorre per vivere, almeno quello. Quindi salute, tre cose allora. Salute, lavoro, lascio stare le donne perché quelli. Lavoro, la terza? La terza le donne, ma le donne le lascerei stare. Allora, per il Mauri, salute, lavoro e donne. E per me? Per me? Vabbè, sì, Nibiru, sposarmi e avere, beh, e avere Ofelia, mia figlia. Mauri, guardiamo... No, io stavo cercando, però sì, penso certo. Che era il cellulare che dava dentro, però non vorrei dire cazzate. Mauri appunto sta vedendo le presenze dei fantasmi. Prima andava a andare. Ad Arola di Lucedio al 15 di giugno 2020, Gennaro Gelmini e il YouTuber Mauri. E allora dai, questo desiderio, io allora mi dirò a sposarmi e Ofelia avere mia figlia. E Mauri, salute, lavoro e donne. Donne, una mi basterebbe, ma non c'era. No, speriamo, poi devo fare il video io, spero che sempre si che si accenda, perché sennò non è. Le catene satanisti sacrificati ai coglioni, ma qui l'ha scritto qualcuno che è venuto a far video, Vedi che qua c'è un buco, ci sono le piastrelle, due carelle qua hanno lasciato. Hanno spaccato le... non so che cosa hanno fatto qua, di tutto. Ho portato le focacce. Piero focacce! Quindi ci mangiamo le focacce. Adesso... No, beh, però adesso lo lascio lì. Buona, tanto se ci illumina lì. Dovrebbe illuminarsi, adesso beh, dicevo che non c'è più cazzo. No, riprendi il tuo cazzo. Ah, devo mangiare, ma io volevo fare il video. Mangiamo adesso. No, beh, se facciamo, cari amici, una focaccia, assolutamente una focaccia ligure. Abbiamo portato due focacce liguri perché qua non c'è il bar. Non c'è il bar, ovviamente poi le mettiamo via. Questa è focaccia ligure con focaccia da pomodoro. Vedete? No, sì, la tua poi. Questa è il pomodoro. E questa è l'olive. Questa è? L'olive mangiare. Poi prendiamo anche quella lì a. No, come cazzo l'hai aperta la focaccia? Da sopra! Vieni, Mauro. È resistentissima! E quindi facciamo le focacce. Io prendo la fiamma. Comunque, forse aspetta. Siamo al cimitero di Darola, di Lucedio, detto Principato di Lucedio. Lo diciamo subito cosa è successo. Qui è zona che una volta ci abitavano in tanti. Poi come al solito. La zona è rimasta, te la prendo, ci riesco. La zona è rimasta, cioè la gente è andata via come al solito, le campagne, no? Che sei una più forza tu di me. Le campagne. Ora mi devo fare dentro. Ma saranno 5 km che mi faccio a piedi ogni giorno. Cari amici, mi faccio 5 km al giorno, la salute, Mauri. La salute, cari amici. 5 km al giorno. E quindi adesso sono più agile. Praticamente quindi le campagne abbandonate è una storia comune, la storia dell'abbandono delle campagne.
Ebbene, intanto pranziamo. E quindi, abbandonando le campagne, purtroppo è stata abbandonata anche questa bellissima, fantastica cappella, la chiesetta al cimitero da Rola di Lucilio. È un posto, beh, a parte i buchi, tranquillo. Buono sto compagno. No, non c'è più nessuno. Bene. Ok. Cari amici, guardate. Infatti, beh, come non... qua, allora, abbiamo un buco qua davanti. Quindi non è che riusciamo. C'era una volta un tabernacolo. Adesso faremo vedere. Quindi siamo un po' bilenchi. Allora, quindi... E quindi niente, siamo in questa chiesetta, il cimitero di Rola. E abbiamo messo queste tre candele per i nostri desideri. Perché d'altronde abbiamo diritto, no? Giusto, penso. Diciamo che questa è un po' come una vacanza e una vogliamo naturalmente sperare in bene. Oggi deve essere Mauri, no? La giornata? No, la giornata abbastanza serena, bella. Bene, Mauri, prendi la videocamera e andiamo. Naturalmente noi lasciamo qui le candele. Nella speranza buona di buone cose. Ecco, dai, adesso ti seguo. La borsa. Io ti seguo, tu vai. Sì, accingiamo, allora, e ci accingiamo ad andare verso la cappellina. Qui abbiamo lasciato le candele. Va bene. Venite con noi, cari amici. Venite. La cappellina del cimitero. Allora, questa è la chiesetta, ecco. Mauri, quindi la chiesetta. E di qua una qua cappellina. C'è... Qui aspetta che ti faccio vedere qui che c'è la e tomba qui. Anche dall'altra parte. Trasportate dal vecchio cimitero del 11.804. Si vede un po' malino, vabbè, comunque. Qui c'è un altro coso, un altro svarione. E direi di attento, sempre attento, attenzione che qui la cappellina ossario dei morti, permesso, ecco, questo Mauri le prendi in su magari, e questo è l'ossario dei morti, insomma. Vieni Mauri, è un po' sconvolgente, allora, negli altri video sembrava che... No, ma l'idea che... È un po' tetro, sinceramente. Beh, ci vuole le luci perché c'è dentro qualcosa lì, amico. No, resti di... il pezzo ma di mattone. Hanno preso martellate tutto. Allegria. C'è qualcuno qua? No, non c'è nessuno neanche qui. Ebbene, quindi anche la cappellina e... Quindi è l'ossario dei morti, Mauri, sempre e così facciamo anche col buco lì. E siamo all'ossario dei morti, la cappellina dell'ossario dei morti. Qui ad Arola, quindi allora il pensiero a chi c'è stato prima di noi, il pensiero deve farci gioire. Come si fa? Ci sono delle culture che fanno così, cioè... Noi possiamo dare tanto quanto hanno dato i nostri avi, i nostri progenitori. Allora, quando si va, a differenza magari dell'italiano, Mauri, che sì, dice dove siete andati? Nel nord Europa, io noto, avendo viaggiato tanto, c'è una cultura anche di visita nei cimiteri, assolutamente visita turistica, proprio perché col pensiero che si possa veramente essere come chi prima di noi ha dato un bel esempio,
e noi possiamo fare altrettanto. Quindi è una buona speranza per noi e anche una buona speranza per il mondo intero. Mauri, ho messo lì cosa? No, per adesso non ci sono di attività. Sì, ma il pensiero, quindi... Il pensiero è come dici te, sì, in effetti siamo qua per un... anche per un ricordo anche di chi c'è stato qui, di chi c'era prima di noi. Chi c'era prima di noi. Benissimo. Bene, al 15 giugno 2020, qui ad Arola, e aspetta Mauri, perché adesso andremo al Ricavur. Quindi abbiamo fatto da Arola con la nostra Cesetta. Guardate, abbiamo acceso i nostri lumini nella buona speranza che i nostri desideri si avverino, proprio come si fa in una cappellina, e questa è la cappellina del cimitero di Darola, e quindi adesso si va alle Ricavur. Mauri? Sì, infatti abbiamo ancora un pezzettino di strada. Un ultimo pensiero qui. Lasciamo qui. Ecco, ti faccio vedere da qua. Pensiero. Più grande nei video degli altri costanti, sì, degli altri urbe, ma sì, è sì. Piccolo. E qui ci bene. Sono due, e si va alle Ricavur. C'è qui già come già c'è un segnatore Teresa Ronca. Bene, allora. Cari amici, ci va alle Ricavur. Speriamo il nostro desiderio qui ad Arola vengano esauditi i miei Nibiru, sposalizio e figlia Ofelia, e buon Mauri. Salute, lavoro e donne. E donne. E adesso darà la Lucelio, ci attende l'Eri. Giriamo da Principato di Lucelio all'Eri Cavour. Una volta qui i grandi caseggiati, chi ci abitava in case grandi come quelle in lontananza che vediamo, chi lavorava nei campi di riso, le mondine, tutti quelli che lavoravano nei campi. Riso amaro, c'era con un'attrice, sì, una bella attrice. Anche il film hanno fatto. Riso amaro, sì, di Dino Risi era, no, non era di Dino Risi, era di... No, mi ricordo, però comunque era riso amaro. Comunque, beh, gli aironi nei campi. Vedi, Federico sta facendo scappare. Bene, Mauri. Quindi, la Ricavur giù di là. In questo punto sembra come se la centrale sia ancora in attività. Le nuvole, i monti corrispondono all'andamento della centrale e sembra che qualcosa esca dalla centrale, il vapore acqueo. E siamo ormai girando a Lucedio. Benissimo. Cari amici, non potevamo mancare al Principato di Lucedio. Perché Mauri non potevamo perché mancare? Questa fa parte di, nel tragitto tra Darola, tra Leri, Darola e tu, fa parte di un, diciamo così, un agglomerato da visitare, proprio importante.
praticamente... Perché in fondo di là c'è anche la Madonna delle Vigne, tra l'altro, credo. Vi ricordate quando eravamo stati alla Madonna delle Vigne, cari amici? Allora, praticamente, queste sono zone urbex, che gli urbex come noi, mauri, non possono mancare. Certo. E così, dopo la Madonna delle Vigne, 2 anni fa, siamo tornati a Lucedio e siamo al Principato di Lucedio, Darola e Lericavur. Lericavur, che è di là. Quindi bene. Ebbene. Un bel girone, soprattutto perché è tutto compreso qui, cioè praticamente siamo sulla strada che da Darola porta qui a Lucedio e poi dopo si va direttamente. E poi di là Lericavur. Naturalmente non facciamo Madonna delle Vigne perché l'abbiamo già fatta. Abbiamo già fatto anche Madonna delle Vigne, adesso andiamo a Lericavur, Principato di Lucedio. Mauri, ti ho portato in mezzo alla campagna. Di campagna? Guarda che bello, Mauri. Visto, guarda che roba. Sono due comuni. Cari amici, dove ti ho portato, Mauri? Eh? In mezzo alla campagna più bella. Sì, infatti. Hai visto? Avete visto? Che caldo che fa, mamma mia. Cari amici. La campagna più bella. Guarda, bisogna far vedere la campagna. Cari amici, ti ho portato in mezzo alla campagna, Mauri, ti ho portato in mezzo alla campagna. Una casa cantoniera abbandonata, casa cantoniera abbandonata, cari amici, c'è di tutto qua, ma però la sorveglia, la centrale di Trino, per Scellese. La natura. Anche se abbiamo fatto un grande percorso, bello lungo, però la natura è fantastica. Sì, infatti. Mauri, com'è la natura? La natura è fantastica. La natura è fantastica. Un bel canale e una centrale. Però noi andiamo a Lericavur, Mauri. Sì. Bene, Lericavur è quello. Carissimi, no, mi sa che quelli lì vengono a fare riprese qui. La casa dei Savoia. La casa dei Savoia, cari amici. Di Cavour. A Lericavur. Oggi è il 15 di giugno 2020, la casa dei Savoia a Lericavur. Ma questa era la casa dei genitori, mi sembra, di... Sì, è la famiglia nobiliare. La famiglia nobiliare. Ciò che è mio è tuo, nel senso della famiglia nobile. Bene, Mauri, il pensiero di questa casa... Troppo bello, ragazzi, senti, è incredibile. Fantastico, la casa vacanze della famiglia Cavour. Questo il giardino, beh, certamente un tempo era un bel giardino, oggi, beh, il tempo passa. Hanno voluto iniziare la ristrutturazione, noi quindi non saremmo potuti arrivare perché la ristrutturazione era in atto. Fatto sta che a un bel momento, causa coronavirus, però questa ristrutturazione è stata bloccata. E Mauri, adesso ci attende una bellissima adesso villa. Adesso dobbiamo entrare a vedere gli affreschi, quello che rimane dell'est che riusciamo a visitare, perché abbiamo anche un po' il paese, un pezzo, sì. Cose così. La casa della famiglia Cavour, ne vale la pena, tanto un po' di minuti, ho messo
l'altra memoria, ma ne vale la pena. Quindi un tour attento. Completo. Quindi la casa, qui c'è. Una casa nobiliare, qui c'è. No, qua niente in particolare, una casa nobiliare, di queste, sempre per dare luce alle stanze abbiamo luce. E abbiamo questa bellissima casa con degli affreschi. Attenzione ai buchi. Sì, no, beh, certo, sempre perché attenzione ai buchi. Sempre attenzione ai buchi. Mm-mm. E degli affreschi fantastici. Ma tanto Mauri, vero, penso che... Sì. Mauri, giustamente, lui... dovevamo vedere un po' il K2 fantasmi. Vabbè, però mi sa che però se fantasmi... parliamo, meglio far vedere, diciamo così, questo. Fantasmi mi sa che sì, perché siamo sempre di fretta. Dunque, vabbè, un po' la fretta, ma sinceramente guarda che bello lì, innanzitutto io riprendo qua, non so se riusciremo con i fantasmi a vedere tanto bene. Mamma, ti piaceva assolutamente, voglio fare un po' da cicerone, mamma. Sì. Quindi, ma io infatti ti sto ripetendo. Degli affreschi da stanza proprio praticamente del, come possiamo dire, ma io direi anche rinascimentale, però è più da castello, non mi sbaglio. Quindi è più assolutamente da castello, però non più quando i castelli hanno i torrioni con le guardie sulle torri, ma quando ormai i castelli assumono un andamento più da fattoria, più con un cortile interno in cui tenere gli animali la notte per sicurezza e poi la campagna intorno. Quindi non servono più delle guardie a metterle sulle torri, ma serve, cos'è che conta di più? Tenere il bestiame la notte al sicuro all'interno proprio delle mura, delle case. Quindi i castelli però ormai che assumono l'andamento di case di campagna, case matriarcali, patriarcali, affreschi sublimi, e proprio assolutamente opere che danno lustro alla nobiltà del Savoia. Ah, guarda che qui si vede male, accendi la luce, puntati la luce addosso perché ti vedo scuro. Bene, comunque. Uh-huh. Allora, no, perché questo punto qui si vede veramente buio. Cercheremo di fare al meglio. No, nel senso che non... Anche no, punta la luce. Anche vari aspetti, proprio motivi che rimandano a quello che sono le, proprio motivi di Savoia, del molto molto si vede buio, si vede un qualcosa, un lustro nobiliare. L'aquila, un lustro nobiliare avanti Savoia. Avanti Savoia, vari affreschi. Ma non lo so, qui. No. Qua veramente c'è qualcuno. Qui hanno pasticciato, li hanno distrutto. Comunque vari affreschi. Hanno fatto il murale che poi una stronzata. E a questo punto possiamo andare anche di sopra, Mauro. Sì, sì, sì. Come va la videocamera qua? Sì, sì, registra bene. Beh, viene il possibile. Comunque, appunto, cari amici, questi sono gli affreschi cellulare, e quello è il cellulare del Mauri, allora andiamo noi. Ha suonato il telefono. Bene. Allora dai, continuiamo, Mauri. Telefono, invenzione moderna. Telefono a casa. Ma boh, dai, continuiamo, ma senza... Venite, cari amici. Ok. Andiamo al primo piano. Sopra, guarda sopra, che bello. C'era una volta un lampadario. Bellissimo, affreschi. Sì. Non possiamo non farlo.
Bene, no, qua questa è tenuta bene. Sì, 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 molto bello, va che roba qui. Minchia, cioè, io avevo lasciato la Adesso andiamo. Attento, attenzione sia ai buchi, perché stiamo ristrutturando quello nella sua capacità. Quello, questo è un bagno che è rimasto. Sì, è un bagnetto, però lo stanno ristrutturando anche questo. Stanno ristrutturando e poi è rimasto metà. Adesso facciamo le scale. Mi sembra, Mauri, quasi strano. Lì poi la zona che dà. Qui c'era un quadro, ma secondo me prima c'era un museo, c'era qua. Guarda il quadro qui qua. Ce l'ho vedere un attimo. Oh, che cazzo era qua. E andiamo su. Sì, qui c'è la stalla, c'è tutto. La tenuta. Cari amici, mi sembra strano di stare senza la mascherina. Mauri. Ma tanto. Che strano, Qua hanno scritto delle cose pensate che c'è 35 secchi. Qui mi sa che stavano facendo i lavori. Venite, cari amici. Sale le scale come un grillo lui. Venite su. Pian. Qui hanno passato il cemento fresco. Ecco, l'unica cosa è quel coso lì. No, era di qua, Questo fantastico. Sembra un aquilone in cielo, Mauro. Questo è bello. E ci sono delle rose, rose bianche. Ma fantastico. Fantastico, affresco. Mauri, bene, che belle stanze, E continuiamo l'esplorazione, andiamo anche su quest'altra stanza. C'ho le gambe storte. qui sta venendo via. Però comunque. Va. Ma sembra carta d'apparati, ma come sta venendo via? Tutti gli affreschi qui che ne dite, cari amici, è tutto un bel like, siamo riusciti anche stavolta. Ecco, io l'unica cosa è per qui che ho solo questa luce che proprio per devi accontentare, non si vede niente. E cari amici, e Mauri, dopo poco ce l'aveva fatta venire qui. Tanto Mauri, tanto per cambiare. Sempre più, sempre più strano a piedi, però anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Mauri, ma c'è una strana porta qua. È vero, capite se non ha... Ma che porta è? Che porta porta una stanza segreta. Ragazzi, la canzone. Apriamo. Per la prima volta che non devono. Apriamo. Dai, apriamo. Mauri, apriamo. Tu hai uno sportello e l'altro. Sì. Attenzione, cari amici, non so che cosa c'è dietro. Cosa c'è dietro? Boh, non lo so. Sarà no, più una cosa. Ah, non so, una stanza, un lato, una cosa, un ripostiglio che scopre. Io dico... i regali del Savoia. Magari. Dei mattoni. Beh, ma Mauri, ti ricordi quelle truffe in autostrada che vendevano le cose che si trovavano? Sì, sì. Dietro il registratore però mattoni. E dalla natura un grazioso saluto, cari amici. A presto.